Buongiornissimo ragazzuoli belli, oggi Roma, Juventus, siamo di nuovo all'Olimpico. Cioè, manco ve lo sto di tutta bella coperta, dopo lo siamo in tribuna, ci scopriamo. E che dire, come al solito, in ritardo, perché all'Olimpico non c'è mai stata volta che sono arrivata in anticipo, mai, mai! Però il tempo per un bicchierino c'è. Juventus in carriera si sono affrontate ben 201 volte e attenzione perché i giallorossi sono la seconda squadra contro cui i bianconeri perdono più spesso. La prima, ahimè, l'Inter. 95 vittorie Juve, 49 vittorie Roma e 57 di pareggi. Anche se c'è da fare un piccolo punto, ovvero che in casa, qua all'Olimpico, la Roma soffre tantissimo i bianconeri. Dal 2010 ad oggi, leader bomber indiscussi della sfida, da una parte abbiamo CR7, dall'altra chi se non è Rubone. Massimiliano Allegri ha affrontato ben 25 volte la Roma, 10 sono le vittorie e questo e si tratterà del primo match per De Rossi contro Massimiliano Allegri, contro il demone di Livorno. Daniele De Rossi invece da giocatore ha affrontato la Juve ben 28 volte, 8 vittorie, 6 pareggi, 14 le sconfitte. Qua l'abbiamo appena detto, prima volta che De Rossi da allenatore ovviamente affronterà Max Allegri, ma da calciatore la statistica contro Allegri com'era? Si tratta di un 7-7-7, 7 pareggi, 7 sconfitte e 7 le vittorie. Io vi giuro, mi auguro solo ed unicamente di non vedermi uno 0-0 pieno di sbadigli, perché la Roma e la Juve sono due squadre, principalmente in questo periodo, molto chiuse, che non concedono, che non attaccano, non propositive, che giocano molto sulle ripartenze. Però io ci voglio di vedere un po' di gol, ci voglio di vedere un po' di gol qua all'Olimpico. Sono stato
Delle sbavature, degli errori da una parte e dall'altra. Però due squadre che stranamente sono propositive, perché Allegri da una parte inserisce Ken e inserisce Milik, dall'altra Abraham e Azmoun. Cioè, volevano vincerla questa partita. Il tentativo c'è stato. Io sono più filo Juve, nel senso che se fosse entrato quel gol alla ripresa subito di Chiesa staremmo parlando di tutt'altra partita. Però, che ce vuoi fare?